Rabba Mari Mastit. Una bella foto di Juanita Forbes. Il soggetto religioso mi interessava per diverse ragioni. In primo luogo era quello su cui maggiormente si erano applicati gli antichi ed erano loro a cui io guardavo e tuttora guardo. Poi perché istintivamente sentivo il bisogno di indagare nella fede e per quanto di umanità e di dramma è contenuto nella religione. Io sono figlio di un Emiliano Mangiapreti. A 16 anni però cominciai a frequentare a Firenze gli Scolopi e lì padre Giovanni Giovannozzi, un uomo di fede molto profonda, fece nascere in me il desiderio di capire meglio, rappresentare questi soggetti. Mi induce a studiarli e non credo proprio sia tempo perso. Fagiolo dell'arco a cura di I pittori moderni della realtà 1947-49, catalogo della mostra. Firenze, Sala d'Arme di Palazzo Vecchio. 30 giugno 2 settembre 80, 1984, Firenze Vallecchi 1984, pagina 32. Il soggetto sacro rientra innanzitutto in una tradizione in cui Nigori si inserisce, quale prosecutore di una pittura antica, come aveva affermato con il movimento dei pittori moderni della realtà. I suoi maestri sono i pittori antichi e da loro egli parte. Nelle sue composizioni e nella sua pittura, riuscendo però sempre a rinnovarla come mostra fin dagli esordi di San Marco. E a ricercare commissioni ecclesiastiche o legate a luoghi di culto è probabilmente dettata anche dal bisogno di uscire fuori dalle case dei borghesi, in cui le sue opere rimanevano chiuse. La dimensione privata della ritrattistica era qualcosa che sicuramente limitava un artista che da sempre aveva creduto nel valore universale e sociale della sua arte. Implicarsi in opere di arte sacra voleva dire esporre o decorare luoghi frequentati da tutti. Le chiese inoltre erano spazi in cui la sua pittura figurativa ancora trovava accoglienza e possibilità di espressione. L'interesse mostrato da Nigoni verso il mondo cristiano cattolico rientra in un'attenta ricerca spirituale, personale, che affiora sempre in una profonda lettura delle sue opere. Egli stesso definisce tale sentimento nostalgia della religione. Io sono come troppi oggi un uomo senza il dono della fede, ma sono un nostalgico di Dio.